I fondi europei, i fondi strutturali, sono ormai indispensabili per le regioni per costruire politiche a sostegno delle imprese. Siamo in un momento di grandi crisi economica e finanziaria, gli enti pubblici hanno pochissime risorse da investire e le poche risorse che ci sono arrivano dai fondi strutturali, con i quali noi abbiamo finanziato i nostri due importanti piani, che direi che sono stati anche molto apprezzati dalle parti sociali, che sono il piano straordinario sull'occupazione, quello emergenziale, nonché il piano sulla competitività che abbiamo presentato con il nostro governatore non più di qualche giorno fa. E circa 900 milioni di euro di investimenti in poco più di 3 anni vedono ovviamente una grossa voce in capo ai fondi strutturali.